Eccoci qua ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Stasera siamo qui a casa perché, come ben sapete, ci sono state le restrizioni della Lega. Nonostante il mio pensiero era proprio quello di bloccare al momento, data la situazione delicata che stiamo vivendo nel nostro paese, però hanno deciso di giocare, quindi noi, nonostante non possiamo andare allo stadio, faremo lo stesso il tifo per la nostra Stega, che oggi si trova a giocare contro il Pescara. Squadra che all'andata ci ha messo molto ma molto in difficoltà, dove abbiamo perso, e diciamo da lì c'è stata anche un po' la svolta della nostra squadra. Quindi oggi vediamo un Benevento totalmente diverso dall'andata e speriamo di vincere. Un turnover a quanto pare di Mister Inzaghi, Viola non dovrebbe giocare, quindi una scelta bella ardua, quindi un centrocampo rivisitato e in una difesa sembra anche con qualche turnover. Però staremo a vedere, ragazzi. Ormai siamo una squadra ben amalgamata, un gruppo ben amalgamato e speriamo di portare questi 3 punti a casa. Detto ciò, ragazzi, sappiamo la situazione particolare che stiamo vivendo, quindi abbiate coscienza e seguite le linee guida che ci sono state date dal nostro governo, mi raccomando. Continuate a fare il tifo per le vostre squadre che amate anche da casa come facciamo noi. E questo. Detto ciò, ci vediamo fine primo tempo con le prime impressioni della partita e nulla. Con la pioggia e con il vento, sempre forza Benevento, anche da casa, ragazzi. Ciao. Eccoci qui ragazzi, fine primo tempo Benevento Pescara 3-0. Dopo i primi 10 minuti di partita dove le due squadre si stavano studiando, esce fuori il Benevento con grande classe e grande qualità. 3 gol bellissimi di Insigne, Sau e Mancini che devastano il Pescara, sia fisicamente che mentalmente. Però vedere lo stadio vuoto fa male al cuore. Una cosa bruttissima. Vedere proprio uno stadio senza tifo è bruttissimo, fa veramente, ripeto, fa veramente male al cuore. Fa veramente male al cuore e spero che questa situazione si risolva al più presto. Adesso godiamoci un ottimo secondo tempo. Ricordiamo che ci dobbiamo vendicare dell'andata. Sempre forza Benevento. Eccoci qua ragazzi, partita finita. E che cosa dire? 4-0, abbiamo ricambiato il favore del ritorno, però la cosa che mi ha reso contento è che la dimostrazione abbiamo data in campo a questi giocatori che questa sera hanno dimostrato la loro ottusità entrando in campo con le mascherine. Non ho capito veramente il senso di questa sceneggiata alquanto ridicola. Capisco che tutti, tra virgolette, al momento non vivono nella paura, però giustamente fanno attenzione, ma il senso di entrare in campo e mettersi la mascherina, ma dopo 1 minuto levarsela e avere contatti con i giocatori e cosa, non ho capito veramente il senso, se non che abbiano dimostrato quanto sono ridicoli. Detto ciò, ha parlato il campo, perché in campo sono stati inesistenti, abbiamo dominato in lungo e in largo, si sono presi 4 bei gol e se ne possono tornare anche a casa, cosa che alla fine non hanno messo nemmeno le mascherine, però quando è finita la partita, quindi mo non so, può essere nel tunnel, si sono messi con la paura. Detto ciò, ragazzi, il Benevento non delude mai, gesto bellissimo della nostra squadra che in modo ironico e per dimostrare la vicinanza a noi tifosi esulta sotto una curva vuota, ma allo stesso tempo i tifosi hanno dimostrato la loro vicinanza sparando dei fuochi d'artificio per far sentire comunque la loro presenza anche al di fuori del campo. E nulla, siamo contenti ragazzi, il nostro obiettivo di andare in Serie A si avvicina sempre di più in maniera anticipata. Mettendo corna, se tutto va come deve andare, il 4 aprile si giocherà a porte aperte e se abbiamo raggiunto il nostro obiettivo si festeggerà anche. Detto ciò, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like che non costa nulla, è gratis. Un babbasone a tutti, ci vediamo in un prossimo video. Non sappiamo quando, perché con la Cremonese, essendo zona rossa, non si sa come si evolveranno le situazioni, può essere che non si gioca. Detto ciò, rimanete sintonizzati perché potrebbero uscire altri video e nulla. Ciao ragazzi!